Adesso dobbiamo parlare ancora della Cina e dello specifico del Kuomintang, perché ci sono alcune cose molto importanti da dire. Premetto che un mio zio, o per meglio dire un mio parente molto stretto, perché era fratello... Zio acquisito, no? No, fratello di mia madre. Ah, sì, ok. È stato un grande... Inviato di guerra. Invia corrispondente di guerra. E che in effetti gli hanno anche dedicato un premio, che è appunto il premio dell'inviato speciale, intestato a lui, Max David. Negli anni 50 lui fu accreditato presso l'esercito di Chiang Kai-shek e lo seguì per tutte le battaglie e gli scontri militari che ci sono stati fino alla ritirata strategica verso Formosa. A Formosa lui l'ha seguito, ha seguito Chiang Kai-shek a Formosa, è rimasto per un certo periodo a Formosa e fece tra l'altro una intervista a Chiang Kai-shek rimasta celebre. E lui ovviamente di questa esperienza, che mi pare fosse del 1956, mi pare, però non saprei esattamente ricordarlo bene, mi tratteggiò molti aspetti sia di questa guerra, molto interessante, la guerra civile cinese, chiamiamola guerra civile, in realtà ha coinvolto ben poche regioni della Cina, perché all'epoca io ricordo di aver letto un bellissimo scritto, un bellissimo, era un feuilleton del giornale Il Tempo, e mi pare che l'autore fosse il noto giornalista e scrittore Ilario Fiore, il quale aveva fatto un servizio molto dettagliato sulla Cina e ci illustrava come in Cina ci fossero delle regioni che avevano ancora la vita del Medioevo. C'erano gran ancora... parte della Cina. Sì. La Cina non pacifica, nel senso confinante, sì, con l'Oceano Pacifico, era ancora lo stato primordiale. Sì. A livello non medioevale, ma ancora più. C'erano più ancora i mandarini. Sì, sì, come no. Questo per dire che la Cina... Una... Mandarini, non i mandarini agrumi. Sì. I mandarini... Carica del mandarino. Già, è vero che è vero. E questo sta per dire la complessità di queste società, che sono degli autentici arcipelaghi. Complessità che è molto difficile controllare. Giustamente ha detto Orazio, un conto è la costa, che è sempre stata toccata anche dagli europei. E d'altronde il potere inglese, ad esempio, sulla Cina non andava oltre i 50 chilometri all'interno, perché oltretutto agli inglesi poco gli fregava di controllare ciò che c'era all'interno. L'unico aspetto differente riguarda il Giappone, perché il Giappone era interessato al controllo della Manciuria, non del tutta la Cina. Tant'è vero che durante la guerra ci fu nominato capo della Manciuria, e qui fa testo quel famoso film che abbiamo citato in precedenza, L'ultimo imperatore, di Bernardo Bertolucci, che narra appunto dell'ultimo imperatore cinese che, essendo stato spodestato dalla rivoluzione nazionalista, poi si era rifugiato da qualche parte, i giapponesi l'hanno preso e l'hanno fatto diventare l'imperatore del Manciukuo, che si chiamava Manciukuo. E su questo argomento io vorrei chiudere, perché la cosa importante è appunto questa.
il Manciukuo è stato l'unico territorio cinese che ha interessato altri paesi. Per il resto, americani, inglesi, portoghesi, spagnoli si sono limitati al controllo della costa, perché è quello che rende di più. Adesso parla tu. Veramente l'argomento è talmente complesso che non so da dove iniziare, ma così insomma a volo d'angelo ci sono molti ingressi possibili in questa argomentazione che vado ad affrontare, che risulta un po'... Allora bisogna ricordare intanto che nonostante essere cognati tra di loro Mao Zedong e Chiang Kai-shek, erano anche avevano molte cose che dividevano. Uno di questi era la assoluta modalità di pensiero comunista che aveva Mao, e se mi ricordo bene era andato a studiare in Russia, dove sì, era però durante la guerra civile, ricordiamocelo bene, è lì che va studiata la geopolitica. Stalin aiutò Chiang Kai-shek e non Mao, perché Stalin la vedeva, aveva l'occhio molto Mao lungo. Cioè era difeso dagli americani, infatti ebbene, no, lì bisogna dire che nella contesa che è durata quasi 30 anni di affesa e offesa nei confronti di uno dalla dell'altro. Fine dell'impero, sì, alla instaurazione del regime di Mao. Sì, di Mao. Lì, in quegli anni lì, ci sono stati molti rovesciamenti e volta gabbana. Sia Chiang Kai-shek sia Mao Zedong hanno avuto vari tipi di rapporti con l'estero, con gli internazionali, in particolare con gli inglesi, i russi e gli americani, che hanno fatto molto ondeggiare lo scenario generale, ecco. Quindi bisogna tenere presente che quell'ambito lì ha avuto varie fluttuazioni nell'arco degli anni. Voglio però incominciare da un'altra... Allora, noi com'è che siamo entrati a conoscenza di questo argomento? Perché lo conoscevamo già, ma ne abbiamo preso contatto quasi diretto per il fatto che un giorno, come dicevo prima, la gente anonimamente ci mandava dei documenti da portare poi alle procure della Repubblica per cercare di portare avanti un certo progetto di reazione al sistema e di non collaborazionismo col sistema, eccetera, da parte non solo nostra, che siamo sempre stati in questa condizione, ma anche di tanta gente che non voleva apparire. E allora, che cosa è successo? È successo che attorno al 2010, o forse anche prima, no, nel 2002, io vengo contattato da un tizio che mi racconta una storia strana. Non dico i nomi perché per non citarli, perché la cosa è molto seria. E stiamo rischiando anche noi in questo momento, infatti uno dei motivi per cui abbiamo detto soprassediamo momentaneamente, perché le cose vanno sedate in modo che anche noi in qualche modo frazioniamo il rischio, ecco, ripartiamo il rischio. E allora che cosa è successo? È successo che nel 2002 ricevo delle email, da parte di un tizio che racconta una storia molto strana, e cioè che c'era nel 1932, perché quegli anni lì sono stati anni drammatici più o meno come questi, perché stava crollando il sistema della prima rivoluzione industriale per poi pianificare e reggimentare il crollo e poi ripartire con la seconda guerra mondiale. C'era una situazione analoga a questa, e nel 1932 chi è che in momenti di grande crisi prende più posizione e può rischiare? Siamo a tre anni dopo il 29. Certo, chi è che può rischiare? O le banche o la malavita organizzata.
come sempre, cioè, è la vita organizzata che determina le grandi scelte dei governi. Attenzione, quando noi le chiamiamo malavita, ma in realtà sono organizzazioni. Organizzazioni, allora, che guardano il loro interesse esattamente, sì, e non gliene frega niente se ammazza 1 milione di persone o 3 milioni di persone. Appunto. Non cambia niente, per loro la massa è uguale a zero. Sì, attento che quando si dice malavita si pensa sempre alla camorra, alla mafia, no, sono i colletti bianchi, sono i grandi banchieri, sono questi, capito? Allora, che era successo? Ascoltate che questo è emblematico di quello che fanno i banchieri, però qualche nome poi lo farò, perché è giusto che sia fatto. Allora, nel 1932 a New York imparava la mafia siculo-americana, che gestiva il commercio della droga, il commercio della prostituzione, il commercio della tratta delle bianche, il commercio degli schiavi ancora un'altra forma di schiavitù, provenivano dal Messico piuttosto che dai paesi dell'America settentrionale, sì, meridionale, e così via. Cioè tutti gli affari sporchi, sia all'ingrosso che al dettaglio, li gestiva la mafia. E dell'alcol. No, aspetta, non solo la mafia sicolo-americana, ma la mafia cinese, la mafia ebraica, la mafia russa, la mafia giapponese, la camorra, secondariamente. Cioè tutte le mafie internazionali avevano degli agganci. Insomma, Al Capone era della camorra, ricordiamo. Sì, agganci, diciamo, sulla interesse economico generati negli Stati Uniti, in particolare a New York e Washington. Allora, che succede? Succede che al solito, come tutti i 43 o 44, ho perso il conto, o 45, Presidente della Repubblica Americana degli Stati Uniti erano e sono uno più infame dell'altro, se no, come anche in Italia, non vengono eletti. Non vengono eletti perché non possono essere gestiti, diciamo, eterogeneamente dall'esterno, no? Certo. E quindi la posizione in quel momento difficilissima dell'economia americana prevedeva la presa del ruolo di forza sotterranea, non visibile, occulta, ma determinante, della controeconomia, della mala economia, che è sempre stata presente nell'economia ma non prende il sopravvento. In quel momento lì prende il sopravvento. Che cosa hanno fatto? Chi era nel 32, in quegli anni lì, fra il 29 e il 32, il presidente? Era il buon Roosevelt. Il quale Roosevelt è discendente di una dinastia di delinquenti anche analoga a quella dei Rothschild, né più né meno. Erano gli emissari Roosevelt, che in olandese significa una serie di cose, fra l'altro significava qualcosa che era inerente al porto di New York, adesso non mi riesco a correlare, ma mi sfugge. Vabbè, la battaglia del tè, quella nel porto di New York, da chi poteva essere fomentata, secondo te? Esattamente. Da chi c'era interesse a non acquistare più il tè dall'Inghilterra, che proveniva però dall'India. E fu l'inizio della rivolta americana. Oh, esatto. Il Tea Party, come lo chiamavano. Tea Party. No, sì. Vattene. Sì. Te Party. Ma Tea Party, cioè sì, il party del tè. Sì. Allora, mascherati da pelli rossa. No, il bello è che c'è qualcuno che dice: noi dovremmo fare l'insegnante, dovremmo fare il cabaret. Qualcuno ha detto: fate un ottimo cabaret. Ci fa piacere perché vuol dire evidentemente cominciamo a penetrare all'interno delle mentalità più svariate che diciamo così estemporaneamente ci seguono, alcuni più assiduamente, altri meno. Allora, tornando a noi, quindi l'economia era in ebollizione, in fermento. Perché? Perché c'erano crolli in borsa continui,
la borsa sia di New York sia quelle mondiali in generale, da quella di inglese, di come si chiama? La borsa di Londra. La borsa di Londra, come si chiama? Ah, Wall Street. No, Wall Street, no, che è quella americana. Street, quella americana. Come si chiama? Non mi viene la parola. È quella di Londra, borsa di Londra. Ma no, ma c'è anche un nome. Vabbè. Della City. Ah, City, ecco. City. Si chiama City S.P.A. Sì, infatti, sì. No? Ecco. Allora, era in perfetta ebollizione e fuori dal controllo. In quel momento lì, chi è che va a controllare? Chi mestola nel torbido sempre, e cioè le mafie. E che succede? Nel 1932 incominciano a venire emessi una montagna di titoli di debito pubblico al portatore della Federal Reserve. Federal Reserve. Allora, io ho creata nel 1913. Io ho anche le foto dei cassettoni con tanto di scritta Federal Reserve in legno e acciaio, che venivano utilizzati per portare in giro per il mondo i titoli del debito pubblico americano. E allora, piano piano ci avviciniamo. Allora, telefona una signora. No, andiamo. Che succede? Succede che un tizio della mafia sicula americana, che era da poco, tra l'altro, arrivato negli Stati Uniti, che pensa bene, insieme a tanti altri come lui, di ripartire questa emissione, o meglio di farsene fare di proprie volontarie, con tanto di bollo di celaracca e di timbro del governatore della Federal Reserve. E se ne fa dare delle montagne, non qualcuna, ma montagne, che vengono portate, imbarcate al porto di New York e mandate in Sicilia, dove vengono ricevute dalla famiglia, dalla moglie, credo, se mi ricordo bene, di questo tizio, e dai familiari in generale, i quali pensano bene, tu pensa che è il pensiero, non di metterli in banca, o meglio, una parte vengono messe in banca e vengono messe alla banca del Santo Spirito, quello che era il credito di Santo Spirito, come si chiama? Banco di Santo Spirito o credito di Santo Spirito? Banca di Banco Santo, di Santo Spirito. Spirito. Banco di Santo Spirito. Vengono messi in una filiale di, credo, Canicattino. Di proprietà, come altre banche di sua santità. Certo. Ricordiamoci che era 1932 e in piena era del ventennio fascista arrivano questi, come si chiamano, questi... Buoni del tesoro. No, arrivano le navi dall'America. Come si chiamavano? Transatlantici. I transatlantici. No, ma c'era un nome anche, tipo vaporiera, una cosa del genere. Vabbè. Piroscafi, ecco, non mi dica. Arrivano questi piroscafi degli Stati Uniti carichi di queste casse, non scatole, casse, quelle che si usano per mettere dentro le coperte, per capirci. Io a casa ce n'ho alcuna di queste casse, servono per metterci le coperte a riporre, ecco, le coperte. Beh, insomma, arrivano a Palermo e questa famiglia pensa bene di mettere una parte una serie di cassette di sicurezza del Banco di Santo Spirito e poi... Che è? Ah, mi sembrava di essere giusto. Che è? Non lo so. Un cane che abbaia. Vabbè, insomma, invece pensano bene di metterle sotto al mattone. Passano un po' di decenni, muore tutta la famiglia, rimane solo una figlia vedova. Una figlia mai sposata, che appunto, essendo anziana, parliamo degli anni attorno al 2000, un po' prima del 2000 e appena dopo il 2000, poco prima di io che ricevessi la telefonata che ti avevo detto, di questa email e poi questa strana telefonata che io poi ho contattato, questa persona,
questa strana telefonata, anzi più telefonate, ho fatto più telefonate, piano piano mi viene in mente. E allora, che succede? Che questa signora aveva una badante, anzi una famiglia di badanti, una moglie e un marito badanti, che la diciamo preservavano, la proteggevano, eccetera, insomma, la aiutavano in tutte le sue manifestazioni. Una di queste è il controllo dei conti correnti e delle cassette di sicurezza. Quando vengono ammessi al corrente, perché non subito, ma dopo un po' di anni che assistevano questa signora già oramai anziana, molto anziana, aveva bisogno di qualcuno che facesse delle commissioni e appunto, diciamo, mise a conoscenza questa coppia dei fatto che c'aveva questi conti correnti. Al che questi sbalorditi vengono a sapere, insomma, questo signore c'aveva dentro quella sede, quella filiale della cassa del Banco di Santo Spirito, c'aveva qualche centinaio di conti correnti e qualche centinaio di cassette di sicurezza. Non qualcuna, qualche centinaio. Al che cominciano a verificare e scoprono una serie di cose, e cioè che la massima parte, proprio la quasi totalità, sia delle cassette di sicurezza non conteneva più niente, e sia dei conti correnti erano stati svuotati nell'arco di qualche anno dal, diciamo, contenuto di parecchie centinaia di miliardi di dollari, cioè non centinaia, miliardi di dollari, cioè non centinaia, miliardi di dollari, forse qualche centinaio di miliardi di dollari, ho detto bene, una cosa spropositata. Al che questi immediatamente chiamano la Guardia di Finanza, incominciano ad attivare tutti i sistemi di controllo. Non la faccio lunga su questa fase perché questa, diciamo, la ricolleghiamo poi dopo. Che era successo? Passa un po' di anni, io poi ho avuto altri incontri telefonici con questa gente, ho cercato di dare un mio personale contributo per quello che potevo, di informazioni per poter fare delle cose, e non so se poi l'abbiano fatto o meno, ma in ogni caso comunque hanno agito, hanno cercato di trovare soluzione, di capire cosa era successo. Ecco. Passano un po' di anni, una volta eravamo insieme, perché eravamo seduti su una panchina come adesso, eravamo a uno degli incontri preliminari per la costituzione di Rete dei Cittadini. Eravamo in una sala all'interno di un campeggio sull'Euro, sulla Cristoforo Colombo. Sì, adesso me lo ricordo. In una pineta, sì. Dentro c'era, sì, questo campeggio in una pineta. Sì. E eravamo seduti in una panchina come adesso e leggevamo il giornale di quel giorno lì. Sì. Dove io appunto riscontro questo fatto incredibile, cioè che il giornale raccontava di un episodio che poi abbiamo raccontato varie volte, forse già l'ho detto, ma in estrema sintesi si dice. No, l'abbiamo detto tante, sì, volte. Lo ridico, lo ridico. Gli esponenti giapponesi sono stati fermati. Ci arriviamo, calma, non precorre sempre. Va bene, dai. Allora, che succede? Leggiamo nel giornale, adesso non mi ricordo che giornale era, che era successo un sequestro a Chiasso, era il 4 giugno del 2009, ma ricordo come se fosse oggi, il 9 giugno, cioè il 4 giugno del 2009, eravamo lì perché era un giorno festivo, e in questa riunione di fondazione dell'assemblea del movimento del partito di Rete dei Cittadini, e lì che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che c'era stato questo sequestro di 134 miliardi e mezzo di dollari in titoli del debito pubblico al portatore della Federal Reserve, che erano contenuti in una valigia, che erano una valigia diplomatica, che era portata dal cognato del ministro del tesoro giapponese, che si era appena dimesso qualche giorno prima, perché era stato trovato in possesso di qualcosa che non andava,
era stato immediatamente radiato dal governo e quindi era stato. E c'era questo suo cognato insieme a un'altra persona, e non mi ricordo chi era, che stavano portando in Svizzera questi 134 miliardi e mezzo di buoni del tesoro della Federal Reserve. La cosa ci lasciò stupidi, perché poi non seguiamo il fatto, perché ci ha avuto tutta una serie di coinvolgimenti anche del cavaliere Berlusconi. Il cavaliere Berlusconi. Non è un coinvolgimento, ne aveva tanti anche lui. No, lì la storia è complicata, non l'affrontiamo. Torniamo sul filone principale. No, possiamo dire le grandi ricchezze non di lo questo dire. Signore, ma no, non lo dico, di questo signore, pari a 3 miliardi di euro. No, non è quello, dopo ti dico anche quello. Vabbè, ma non diciamo non tutto allora. No, dopo lo dico, adesso no. No, perché sennò non si capisce un cazzo. Allora, per tornare quindi al 2009 in quel frangente, a distanza di poco tempo dopo, a partire da 6 mesi dopo, incredibilmente la Guardia di Finanza, che non si capisce come e perché sia riuscita a fare una cosa del genere, cioè in un treno di pendolari, mi spieghi che cazzo ci stava a fare la Guardia di Finanza per sequestrare 134 miliardi e mezzo? C'era un gioco delle parti, andavano sequestrati. La stessa cosa è successa poi infinite decine e decine di volte negli mesi.